Si chiamano Baby Pit Stop. L'ultimo arrivato è all'interno dell'asilo nido aziendale del policlinico del capoluogo e del padiglione di ginecologia e serve, così come gli altri, a permettere alle mamme che lavorano nell'azienda ospedaliera di proseguire l'allattamento in qualsiasi momento della loro giornata. L'occasione è la settimana mondiale dell'allattamento fino al 7 ottobre prossimo, quest'anno legata a doppio filo al tema del lavoro, all'insegna del motto tutelare entrambi fa la differenza. In Italia sono già 1100 i pit stop del programma UNICEF, insieme a 34 ospedali e 9 comunità riconosciute amiche delle bambine e dei bambini. Questa del Baby Pit Stop è una delle iniziative più importanti che noi portiamo avanti nel tempo. Abbiamo sulla città di Bari, ma non solo, anche in provincia, una rete di Baby Pit Stop. Sono servizi gratuiti per il cittadino, in particolare per le mamme che devono allattare, quindi è un andare verso dei bisogni di cura, perché le mamme ovunque si trovano nella città di Bari possono individuare il Baby Pit Stop, fermarsi, c'è un fasciatoio, possono cambiare il bambino, c'è una poltrona e possono allattare il bambino in qualsiasi momento. Noi dobbiamo difendere e sostenere la genitorialità e l'infanzia, abbiamo bisogno di bambini e ne abbiamo proprio tanto bisogno, c'è un invecchiamento demografico incredibile in Italia, per cui se non adottiamo delle politiche, diciamo, non solo di ampio raggio ma anche aziendali, che volte a favorire la maternità, non andiamo purtroppo da nessuna parte. È importantissimo che le istituzioni insieme indichino la necessità e la cura nei confronti dei genitori e dei neogenitori.